Il tema che a me può convincere di Renzi è mantenere la parola su due cose grottesche e inutili. La riforma della Costituzione, come la riformano? La riforma della legge elettorale, dico, ma perché non eliminiamo le regioni invece di fare la campagna? Cioè, perché non si autoelimina Crocetta? Cosa serve la regione Calabria? Cosa serve la regione Emilia? Vogliamo eliminare le cose inutili? Vogliamo che il popolo ci dica di sì perché elimino gente che si fa pagare le mutande e i filmini pornografici e i cazzi finti? Vogliamo... No, ti prego. Non è capitato questo, scusa? Io so. È quello che si è fatto rimborsare. Dico, questo, cosa serve? Hanno fatto... Ma dimmi il nome di un consigliere regionale del Lazio. Dimmi il nome. Tu sei una giornalista, dimmi un nome. Un consigliere? Sì, un no, non li voglio proprio sapere i nomi. No, mi rifiuto sei, di memorizzare ma il nome esistono, di un consigliere. Sono, nascono morti, nascono morti. È una categoria... Allora, il Renzi deve dire, io sono presidente del Consiglio. Eliminiamo le regioni, mandiamo al diavolo questi blocchi grotteschi di gente, di assessori. Crocetta, che io conosco bene, molto, è un poeta. È un poeta. Dico, se io fossi Crocetta, la Sicilia sarebbe piena di denaro privato, perché comincerei col dire trattate con me. Quando io l'ho fatto trattare con Emanuele Emanuele per avere un finanziamento di 1 milione di euro per il Museo Mandralisca, Crocetta non è partito per venirlo a trovare. Se tu non fai un cazzo, che cosa vuoi prendere? Beh, Vittorio, le parolacce no. Ma dove? Chiudiamo le regioni, non votiamo. Carbone dica non votate. Lasciate la regione alla destra. Non credo che farà così, Carbone. Ma è meglio che la prendano allora, qui. Scusa, Carbone.